stata, quindi i giardini di Casa Muscarini, il progetto The Monkey and the Monk di Augusto Pirodda Septet. E vi invito appunto a vedere Armina anche stasera a questo concerto. Dado Moroni.
pianoforte, vedo quello che il pianoforte mi comunica. E mi è venuto in mente che su un angolo mi ha fatto venire in mente il suono di un disco che mi è molto caro, di Thelonious Monk, che si intitola semplicemente Monk. E allora c'era questo brano che mi aveva colpito quando ero piccolino. Il brano si intitola, finisce con I Love You, come l'altro brano di Cole Porter, però è tipo I Just Wanted to Say That I Love You, una cosa del genere. Un brano molto 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 antico di Irving Berlin. E dato che siamo su Monk, perché non rimanere su Thelonious Monk? Per cui, come sempre, ovviamente non avrò idea di quello che suonerò, ve lo dirò dopo, come diceva Jerry Scott.
Questo brano qua che si intitolava Evidence. Evidence, Monk aveva una testa molto particolare. Monk è un uomo che pensava con un alto procedimento mentale. È basato sulle armonie di uno standard molto, molto antico che si intitola Just You, Just Me. Allora Monk diceva Just You, Just Me, e lui è Just Us. E detto velocemente è Justice. Per avere justice, giustizia, bisogna avere evidence, le prove. Evidence. E questo qua era un brano che faceva parte nel 1987, io sono stato chiamato, non meritandolo assolutamente, come il membro della giuria del primo Thelonious Monk International Competition a Washington DC. I miei compagni di avventura erano Roland Hanna, Barry Harris, Hank Jones e Roger Calloway. Sul palco c'erano Percy Heath, Jimmy Heath. Fu un'esperienza incredibile per me, perché cosa ci facevo? Io avevo 23 anni. Invece Clark Terry, che era stato questo grande trombettista dell'orchestra di Kellington, che è stato un po' mentore per me, anche poi chi era al seminario di Roberta Gambarini, è stato anche per lei, uno che ha fatto tantissimo per sempre per i giovani, e quindi si era così, mi aveva preso sotto la sua ala e mi aveva suggerito, come dato che tutti questi altri giudici di questa competizione erano già dei signori attempati con una grandissima esperienza, volevano una voce giovane che potesse giudicare dei giovani, un punto di vista diverso, e allora mi chiamarono, andai a Washington. La prima edizione del festival di questa competizione, in cui poi c'era anche un festival, si suonava eccetera eccetera, i brani da suonare come test c'era Evidence, che era questo brano qua, e mi è venuto in mente che in quelle edizioni io conobbi un ragazzino di 16 anni appena che suonava il piano come un pazzo. Purtroppo non vinse, vabbè, ci fu una discussione tra giudici eccetera eccetera, e se lo meritava sicuramente di vincere, perché già dimostrava un talento straordinario. E questo ragazzino si chiamava Joey De Francesco. Joey De Francesco purtroppo è mancato ieri, ed era un caro amico.
Comunque adesso è lì che ci stava guardando e non ci fa piovere, però gli smoke, perché no, mi piace. Non sono tutti i brani di Thelonious Monk, perché Thelonious Monk, cioè, era uno di quei musicisti che in realtà tutti i brani che toccava diventavano suoi. Quindi quando prendevano standard in mano, poi c'era il pre-monk e il dopo-monk, e quando lui li suonava diventavano, se ne impossessava proprio, diventavano proprio il simbolo della sua espressione musicale. Un po' anche Bill Evans, no? Bill Evans, ci sono un sacco di standard che sono stati suonati prima di Bill Evans, da quando li aveva trattati Bill Evans, sono stati scritti poi in modo diverso e suonati in modo diverso. Quei musicisti che hanno quella personalità così incredibile, che riescono a rendere le composizioni degli autori già grandi ancora più belle. Questo brano qua, Monk, lo suonava benissimo. Mi ricordo un viaggio in macchina dove ho messo cose, sentivo solo questo pezzo per 4 ore. Thank you.
Ocean, che ho suonato prima di questo, che era Don't Blame Me, un altro palo di battaglia del Thelonious Monk. Piacerebbe continuare a controllare a questo punto, perché no? Ti piace molto? Sì. Thelonious, c'è un brano che mi ha sempre colpito, questo è un altro dei brani che ho imparato da frequentazione di questi grandi vecchi, e lo suonava Clark Terry, me l'ha segnato lui, si intitola Let's Cool One. Thank you.
ancora uno? Un pezzo ci sta. Un pezzo ci sta. Allora vi racconto questa storia che avrei voluto condividere con Joy, perché era il tipo di personaggio che sarebbe rimasto a ridere quasi pazzo tutta la sera. Io quando mi trasferì ad Amsterdam tanti anni fa, ero giovane, avevo 21 anni, quasi 21 anni, ero un ragazzino cattolico, andato a scuola dai preti, tutto a posto, educato, elegante, non bevevo, non fumavo, non c'era niente. E venne invitato a una festa del ringraziamento, Thanksgiving. E c'era musicisti, attori, ballerini, c'era tutto, insomma, vedete lo spettacolo, un po' americani, un po' olandesi, un po' tedeschi, una festa piena di cittadini del mondo. Ed era una compagine abbastanza variegata, insomma, no? Dai vari, insomma, dai vari gusti e abitudini. Io ero un ragazzino cattolico, per bene, anche un po' pauroso, no? Amsterdam, la città. Finisco in questa festa e vedo una moltitudine di genti che intenta in attività. C'era un tavolo c'era da mangiare, c'era il tacchino, tutte quelle cose lì. Nell'altro tavolo c'erano delle altre cose che non erano da mangiare. Erano delle polverine, delle cose. E c'era molta gente che si serviva da questo tavolo qua. Io mangiavo il tacchino, eccetera. C'era un bagno senza porte, una festa molto particolare, c'era un bagno senza porte, quindi non dovevamo, cioè, cercare di infilarsi da qualche parte, aprire di tocco, appendere il cappotto, però se non c'era la porta lo dovevano appendere il cappotto. E quindi insomma cominciavo a essere un poco, diciamo, a mio agio. E a un certo punto la festa prosegue e ci sono alcol e altre cose. Io cattolico per bene mi metto da parte a guardare, no? E a un certo punto succedono delle attività sui vari divani, situazioni così, attività di un certo tipo, e quindi comincio a vedere degli accoppiamenti anche così interessanti, ragazzo-ragazza, vabbè, festa, poi ragazzo-ragazza, io per non sapere leggere e scrivere mi sono andato, mi sono seduto vicino al muro, così, per evitare qualche sorpresa, insomma, e non fumavo, non facevo niente, a un certo punto ho visto questa torta meravigliosa, una torta fantastica, insomma la torta della nonna, quello zucchero a velo sopra, no? Cioè, e allora mangio una fetta, ed era buona, e ne mangio un'altra. Intanto succedeva di tutto, io senti, mi mangio delle torte, che sempre... e mi sono mangiato 3 fette di torta, mi sono svegliato 3 giorni dopo. 3 giorni dopo, e durante il sogno, durante questo sogno, non era proprio sogno, era una roba strana, era un mondo psichedelico. Poi mi spiegarono che questa qua si chiamava Space Cake, era una torta fatta con farina e altre sostanze. E io non lo sapevo, mi sono mangiato la torta. C'è un negozio a Genova, si chiama Panarello, molto buono. Torte intere, ho mangiato 3 fette, era niente per me, meno male. E fortunatamente la mia fidanzata dell'epoca mi ha trascinato, insomma, mi ha portato, mi sono svegliato così nel letto, e una cosa così. Nel frattempo, cioè in questi 3 giorni, ho maturato un brano che mi girava per la testa, che raccoglie molta musica di Monk, ma anche di Ellington, tutti i miei idoli sono venuti a trovare. E mi sono infilati in questo pezzo qua, che però descrive questo sogno che in effetti io feci, che era Amsterdam, come sapete è una città attraversata da questi canali pieni di papere, e queste papere hanno questo suono che è abbastanza un po' anche un po' sarcastico, questo, così. Allora mi veniva in mente nel sogno che feci, io camminavo sul marciapiede di questa Amsterdam grigia, questo canale scuro, queste papere giganti alte 2-3 metri mi indicavano con le ali, e non solo me, anche altri passanti, e ridevano di noi, no? E io si vede che dalla finestra sentivo queste papere e nel sogno prendevano vita, no? Allora ho scritto questo brano che si intitola The Duck and the Duchess, ed è una storia che avrei voluto raccontare anche, non avevamo avuto occasione, a Joy, sono sicuro che sarebbe finita in una gran risata, e
forse la sta ascoltando adesso, ma è un'esperienza veramente interessante. Poi, da quella, poi ho abitato ad Amsterdam per tanti anni e non ho mai fumato. C'è una cosa pazzesca, c'erano i bar, quella cosa, non ho mai fumato. Ne ho bevuto, adesso è diverso. Adesso qualche bicchierino lo bevo, adesso posso neanche più fare quello, posso neanche più bere, ragazzi, è un disastro. Però dai, ci siamo divertiti nella nostra vita, abbiamo conosciuto persone meravigliose, siamo insieme tra amici, tra persone che amano la musica, con dei colleghi straordinari, con tantissimo talento dal quale trarre continua ispirazione, degli studenti dal quale impariamo, almeno io imparo tutti i giorni, perché mi rendo conto di essere veramente come Socrate, non so niente, ed è una bella cosa questa. E poi abbiamo come ospite appunto Roberta, che ci sta facendo delle... Roberta Cambarini dagli Stati Uniti, che ci sta raccontando delle storie bellissime, un po' insomma abbiamo gli stessi amici, i nostri angeli custodi, che adesso molti di loro non ci sono più, non ci sono, però ci sono la nostra musica, il nostro cuore, anche proprio vicino a noi, io li sento tante volte. Questo brano si chiama The Duck and the Duchess, e vi voglio salutare con questo. Di solito quando si introduce a corte, no? Il duca, la duchessa, il conte, la contessa di Wellington, il duca, la duchessa, the duke and the duchess, no, questo è il papa e la duchessa, the duck and the duchess. Thank you.
Grazie.